Sugli spalti con colori ed esperienze diversi, ma nel cuore la stessa squadra, quella di Gesù Cristo. Lo stadio Morelos Sipavon non aveva mai visto un tifo così. Centinaia di giovani hanno accolto Papa Francesco con un entusiasmo esuberante, una vitalità e un'allegria contagiose. I balli, i cori e i canti hanno preceduto le testimonianze dei ragazzi messicani tra difficoltà e sogni. A loro il Pontefice ha indicato il Figlio di Dio come unica sorgente di speranza, colui che mai ci inviterebbe ad essere sicari ma ci chiama discepoli, mai ci manderebbe a morire perché tutto in lui è invito alla vita. Una vita in comunità, una vita in famiglia, prima scuola della nazione, dove si impara la solidarietà, si impara a litigare così come anche ad abbracciarsi. Papa Bergoglio, arricchendo il discorso previsto con riflessioni a braccio, ha riconosciuto che è difficile sperare quando i narcos rapiscono i giovani, ma ha precisato che non è vero che l'unico modo di vivere per i giovani qui sia nella povertà e nell'emarginazione. Emarginazione dalle opportunità, emarginazione dagli spazi, emarginazione da formazione ed educazione, emarginazione dalla speranza. Papa Francesco ha chiesto di non perdere l'incanto di sognare, di rialzarsi dopo ogni caduta, di Promuovere la terapia dell'ascolto e di non avvelenare la speranza con discorsi che ti svalutano o credendo che la felicità si può comprare con una bella macchina o seguendo la moda. Voi siete la ricchezza del Messico, voi siete la ricchezza della Chiesa, ha concluso Papa Francesco. Vi chiedo di non lasciarvi escludere, di non lasciarvi disprezzare, di non lasciarvi trattare come merce. Prima di incontrare i giovani il pontefice si era recato in visita nella cattedrale di Morelia dove lo attendevano centinaia di bambini del catechismo.